40 appuntamenti in abbonamento da domenica 15 ottobre sino a maggio del 2018. È la 72esima stagione concertistica della Società Aquilana dei Concerti Barattelli, presentata dal presidente Giorgio Battistelli, che ha rimarcato ancora una volta la carenza di spazi e fondi, dando una stoccata alla regione Abruzzo. Quest'anno, se il comune dell'Aquila ha confermato almeno l'importo degli altri anni, dalla regione non è arrivato neanche un euro. Il cartellone però, ancora una volta, è ricco di eventi firmati dal direttore artistico Fabrizio Pezzopane, che ha saputo ben coniugare la tradizione con la novità degli spettacoli dal vivo. Abbiamo allargato anche a nuove forme di spettacolo e di concerti dal vivo, compreso per esempio la canzone d'autore. L'anno scorso abbiamo iniziato con Fabrizio De André, quest'anno presenteremo Paolo Conte, Lucio Battisti e Luigi Tenco, alcuni fra i più grandi compositori di musiche d'autore di tutti i tempi. E che dire, abbiamo sicuramente contiamo sulla grande fedeltà del nostro pubblico, che come al solito siamo convinti ci seguirà. Abbiamo ottime prospettive per quello che riguarda appunto il futuro. Abbiamo avuto un eccellente riconoscimento anche dal Ministero in termini di contributi. Siamo stati premiati in maniera consistente, significa che abbiamo rispettato tutti i parametri. All'Aquila arriveranno artisti del calibro di Fabio Biondi, Benedetto Lupo, Giuseppe Andaloro, Stefano Bollani, la cantante Noa, ma anche attori come Luigi Locascio, Enzo De Caro, Sonia Bergamasco e Rocco Papaleo. Torneranno anche Peppe Servillo, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura con Fabrizio Bosso. La Barattelli ha sottolineato come il numero degli abbonamenti non sia cambiato negli anni, sia pressoché lo stesso, ma di come siano aumentati in realtà i biglietti staccati, segno che in questa città ci sia ancora molto bisogno di cultura.